Sirita, buonasera. Ci troviamo alla Sagra del Tartufo Nero di Allumiere, una chicca per gli appassionati di culinaria, perché parleremo con dei veri esperti di cucina che ci riveleranno le ricette più buone e saporite con il tartufo. Andiamo. Stiamo ammirando gli autentici tartufi neri di Allumiere. Eccoli, il signor Livio li ha presi in esclusiva per noi, per farceli guardare da vicino. E io volevo cogliere l'occasione per chiedergli come si distingue un tartufo pregiato da un altro. Beh, questo è il tartufo nero estivo. E quello pregiato è il nero invernale, che non fa in queste zone, ma più all'interno, verso gli Appennini. All'interno questo è di colore bianco, mentre il tartufo nero, quello pregiato, è nero. Se no, le caratteristiche sono quasi le stesse. Quali sono le caratteristiche del tipico tartufo nero di queste zone? Viene chiamato anche scorzone per via lo potete notare dalla scorza ruvida, mentre quello invernale ha la scorza più liscia, diciamo, su questo tipo qui, più liscia, meno marcata. Invece lo scorzone proprio, lo vedi, viene chiamato per questo motivo. Poi dopo diventa morbido quando comincia, diciamo, a passare, però adesso la consistenza è dura. Ecco, a me premeva anche chiedere, perché penso sia una curiosità comune, il tartufo è un fungo? Sì, O è un tubero? è della famiglia degli ipogei, diciamo che è un tubero, non è un fungo, è un tubero. Quindi appartiene alla famiglia delle patate e non dei funghi. Praticamente dicevano che ci andavano anche con il maiale, però diventa difficoltoso perché il maiale non è che lo prende e lo porta al padrone, il maiale se lo trova lo mangia, quindi dovevi sempre andare appresso al maiale, lo tenevano addirittura al guinzaglio, veniva tenuto al guinzaglio anticamente perché i primi che lo trovavano erano i cinghiali, in poche parole. Poi dopo hanno visto che dove i cinghiali facevano questa lavorazione con il muso, trovavano queste cose, hanno iniziato anticamente. Dopo hanno cominciato con l'ausilio dei cani a addestrarli per la raccolta. Questa famosa scorza che dà il nome di scorzone a questo tipo di tubero, deve essere tolta quando si cucina? No, questa non viene assolutissimamente tolta. Vengono presi, lavati con acqua tiepida e accuratamente spazzolati, perché all'interno di questi qui si ferma logicamente la terra, perché stanno sottoterra, vuole prendere cane, insomma, vengono tutti lavati, messi a asciugare e dopo asciugati questo viene preso e macinato tutto. Non è che c'è la buccia, questo è tutto buono. Può essere anche semplicemente il tocco finale di un piatto? Sì, può essere messo sulla carne, sulle uova al tegamino, per esempio è un piatto che qui è andato tantissimo. Uova al tegamino col tartufo e tutti a farci i complimenti perché si sente veramente il sapore, il profumo del tartufo che viene messo sopra a fine della cottura delle uova, viene grattugiato sopra. Sentivo che sono buoni anche nell'insalata. Sì, c'è chi addirittura nell'insalata prende e mette delle scaglie di tartufo in mezzo, dando un tocco finale. Dove viene messo sta bene il tartufo, a chi piace. Siamo qui nelle cucine della Sagra del Tartufo Nero e stiamo ammirando queste due splendide signore che lavorano incessantemente per la preparazione di queste bruschette e devo dire che il profumo è veramente eccezionale. Io volevo chiedere alla signora Marilena come viene conservato il tartufo? Allora, il tartufo va bene, quando arriva in pratica che è un prodotto che viene dalla terra, quindi arriva pieno di terra e altre cose. Quindi allora bisogna metterlo a bagno dentro una bacinella con dell'acqua, farlo stare un pochino dentro l'acqua per ammorbidirlo e poi con una spazzolina si deve spazzolare per bene. Dopodiché si sciacqua, si mette dentro un colino e si fa asciugare così all'aria aperta. Poi dopo si prende, si mette dentro le bustine di plastica così, si sigilla e si mette nel surgelato.
C'è anche un'altra opzione, si può anche grattugiare direttamente dopo che ha lavato e tutto quanto e si mette nel surgelato, sempre dentro una bustina con la data, perché poi sicuramente avrà una scadenza molto a lungo, però logicamente deve avere un certo periodo dalla surgelazione alla consumazione. Quant'è più o meno il periodo di conservazione in questo modo? Più o meno sei mesi, anche qualcosina forse di più. E qui siamo insieme alla signora Teresa che sta preparando un magnifico sugo, tartufo per la bruschetta. Vuole spiegarci questa ricetta perché davvero è bellissima da vedere e il profumo è meraviglioso. Aglio, olio, peperoncino e tartufo, un pochetto di champignon. Si prendono questi ingredienti? Prima si mette l'olio con l'aglio a soffriggere, poi si mette certe robe. E quanto tempo deve cuocere? 20 minuti. E quest'altro invece? Quest'altro è tartufo con la panna, salvia, cipolla e burro, si fanno soffriggere, poi si mette il tartufo con la panna e si cuoce, e un datino. Questo è un sugo per la pasta? Per la pasta. Qual è il tipo di pasta più adatto? Più adatto sono le fusilli, le penne, le gnocchi, per una che ci vuole fare. E qui invece stiamo ammirando la preparazione del... La matriciana. La matriciana con il tartufo. Diciamo, non la chiamiamo così, ma è il sorbastrello. Ci si mette il guanciale, aglio, cipolla, persia, pomodoro, sale, poi si fa bollire per parecchie ore. Per quante ore deve bollire? Al massimo un paio d'ore, così. Poi dopo si aggiunge il pomodoro? No, il pomodoro è già messo. Quindi... Bolle per un paio d'ore, poi si cuoce la pasta, si mette dentro formaggio e olive. Olive verdi o nere? E violette. Violetta. Le olive di Gaeta sono considerate le più adatte. Che si fa? La pasta più adatta? Con le penne. Penne. Penne oppure si può fare qualunque pasta. Non c'ha distinzione, insomma. È sempre buono. Non te da perdón de Dios.